E quindi uscimmo a riveder le stelle. Con queste parole, Dante termina l'ultimo canto dell'inferno, ma prima di proseguire il suo viaggio verso la luce, Dante vorrebbe ritornare con la memoria insieme a noi. Seguiamolo. Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Al mattino giunsi ai piedi di un colle illuminato dal sole. Tre fieri terribili mi impedivano il cammino: un leone, una lonza, una lupa. Ero perduto, dovevo tornare indietro e mentre precipitavo mi apparve Virgilio Marone, sommo poeta mantovano, che mi invita a compiere l'itinerario spirituale della salvezza attraverso i tre regni dell'oltretomba. Tu sei lo mio maestro e il mio autore. Tu sei solo colui da cui io tolsi lo bello stilo che mi ha fatto onore. Ero intimorito e mentre si faceva sera chiesi a Virgilio: «Maestro, chi sono io per poter compiere questo viaggio nell'oltretomba?» Egli mi rispose: «Io era tra color che son sospesi, e donna mi chiamò beata e bella tal che di comandare io la richiesi». Era Beatrice! Nell'udire queste parole mi commossi, fiduciosi esclamai: «Andiamo, mio maestro!» Ci ritrovammo davanti ad una porta con una scritta terrificante: «In un'aere senza stelle sento pianti ed esclamazioni di ira. Erano le anime degli ignavi, spiriti nudi che, tormentati da vespe e insetti, erano costretti a correre dietro una bandiera senza stemma». Intanto giungiamo presso il fiume Acheronte, dove apparve Caronte, un vecchio dalla barba e da capelli bianchi. «Caron dimonio, con occhi di bragia, loro accennando tutti li raccoglie, batte col remo qualunque s'adagia». Stavo per salire sulla barca quando ad un tratto la terra cominciò a tremare, una terribile raffica di vento ci investì e io caddi. Come un uomo morto cade. Camminando, giungiamo nel secondo cerchio, al cui ingresso c'era Minosse, giudice infernale, che appena mi vide, urla: «Ehi tu, che stai per inoltrarti, bada a quel che fai!» Ma Virgilio risponde che questa è la volontà di chi tutto dispone. Siamo così nella schiera dei lussuriosi, dove le anime dei dannati sono tormentati in una bufera infernale. Ad un tratto, due anime strette e leggere attirano il mio sguardo. «Oh, animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso noi, che tignemmo il mondo di sanguigno!» Era Francesca da Rimini, moglie di Gian Giotto Malatesta, signore di Rimini, che, innamoratasi di Paolo Malatesta, fratello di lui, sorpresi insieme, furono uccisi. «Amor, che al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende». Attraversiamo il terzo cerchio, quello dei golosi, che dopo aver gozzovigliato in vita, ora rotolano come porci nella merla, custoditi da un enorme mostro con tre teste, Cerbero, per poi giungere nel quinto cerchio, dove scorreva il fiume Stige, in cui erano immersi gli iracondi e gli accidiosi. Una piccola imbarcazione, governata dal demone Flegias, si avvicina, ma costui mi scambia per un dannato, e Virgilio lo zittisce. Mentre succavamo l'immobile palude, mi si parò davanti uno spirito coperto di fango. «Ciao Dante, ti ricordi di me? Sono Filippo Argenti, il vicino di casa che nella commedia ponesti tra questi violenti. Sono quello che annega nel fango, pestato dai demoni intorno. Cos'è? Vuoi provocarmi, sommo? Puoi solo provocarmi, sommo! Alighieri, fermi!» Grazie ad un angelo, superiamo la porta della città infernale di Dite, per ritrovarci fra le tombe degli eretici. Seguitando, una terribile selva imprigionava nei suoi alberi le anime dei suicidi. Ne strappai un ramoscello e il suo tronco gridò: «È Pier della Vigna!» E dopo aver raggiunto sul dorso del mostro Gerione le male bolge riservate ai peccatori di crude, approdiamo sulle acque del fiume Cocito. La loro pena consiste nell'essere maciullati dalle tre bocche di Lucifero, che qui ha la sua dimora. Saliamo lungo i fianchi di Lucifero e per uno stretto passaggio sottoterra giungono nell'emisfero australe. «Lo duca e io per quel cammino ascoso entrammo a ritornar nel chiaro mondo e quindi uscimmo a riveder le stelle».